Allora, pensate prima di tutto a eliminare tutti i nemici della zona. E soprattutto gli spaventapasseri. Sono scomparso. Sono morto. Ma io so che non posso morire perché c'è tra un po'. Se non cado da te. Cioè. Finora questo è il livello che mi ha messo in difficoltà. Rischiato veramente di... Anzi, rischio. Ma se state guardando questo filmato non sono morto. Avete abbassato la metitrebia che vi sarà utile per avanzare, ma dovete prima recuperare un pezzo che si trova verso la fine del livello. E perciò andiamo prima là e poi andiamo a metitrebia. Dopo aver ucciso abbastanza nemici per il calice, non fate caso agli altri, cioè se volete fare tutto perfetto uccideteli, ma è una perdita di tempo. Ora sono inseguito da questo. Qui state attenti, non toccate il macchinario o morirete. È un'impresa a giocare qua sopra. Alleluia! Siamo salvi. Per un po'. Ah, questa è la parte più difficile di tutto il livello. Dovete stare attenti a non prendere quei getti perché sennò cadete giù. Perciò, Geronimo! Siamo arrivati. State molto attenti a quest'ultima parte perché può mettervi veramente in crisi. Sto prendendo tutto. Ora in ritorno, è più difficile. Voi dovreste ritornare per andarvene. Fate un po' voi. Vi consiglio di fare un balzo audace per arrivare direttamente dall'altra parte, in quella parte, perché è veramente complicata. In quella parte. Scusate il foggiano se questo gameplay parleremo foggiano, scusate. Ma siamo foggiani. Che rompi con Dio. Tornate alla 23 e mettete il pezzo nella macchina. E partirà da sola, non vi preoccupate. Ovviamente alle zampe e qui camminate non vi preoccupate, avete tutto il tempo, riposate. Scusa Jerry, non posso farci niente. Ah, qua prendete una bottiglia della vita, il calice, i soldi.
Se ci siete, fate un po' di scorta per il prossimo, perché vi serviranno nel prossimo livello, forse. A me non mi servono più giocare. Ora finalmente possiamo andarcene da questo inferno. Cazzo! Via Paz! C'è sempre una fregatura in questo gioco, c'è sempre una fregatura! Siamo arrivati finalmente alla fine. Il calice l'ho preso. Siamo arrivati finalmente alla fine. Adesso godetevi il discorso della storia. La gola delle zucche è dritta davanti a te. È il vivaio in cui si coltiva il contorno preferito di Gallo Mia. Entraci e comprenderai appieno l'orrore del frutto andato a male. Dritto, sì. Avanti dritto verso la gola delle zucche. Avanti dritto. Ma prima il salone degli eroi. Vediamo che arma oggi la lancia, sì. Ah no, lo spadone. Lo spadone. Forte Schiu, Sdentatello a tiro frecce. Che ci fai qui? Che cosa? Chiamami signor Wooden il Potente. Quanto compatisco la gente di Gallumir. Il loro destino è di nuovo nelle mani di uno stupido come te. Tuttavia, credo che non sia giusto sfogarsi su di loro. Prendi la mia spada e non provare a conficcartela in un piede. Lo sai, ho sempre avuto dubbi su di te, Fortescue. Semplicemente non hai la stoffa dell'eroe. Spaccagliela in faccia, Daniel. Sì, così. Dammi la tua spada. Lo spadone è ricaricabile attraverso i gargoyles del commercio. Potete appunto caricare la potenza della spada per renderla più potente. Anche questo livello è finito. Grazie al cielo con un po' di vita. Avanti dritto, avanti di nuovo, avanti dritto per la gola delle zucche. Praticamente venivo insieme di livelli buttati da perciò faremo un passo. Ok, per oggi è tutto. Ciao ciao!